Buon sabato della Madonna. Oggi un sabato molto molto particolare perché la Chiesa ci invita a celebrare la memoria del Sacratissimo Immacolato Cuore di Maria. Subito dopo, giustamente, la festa del Sacro Cuore di Gesù. Facciamo un po' di storia e poi proclameremo la parola del Vangelo di Luca. Sì. La storia, certamente parallela al Sacro Cuore di Gesù, è una ispirazione dalla comunità cristiana dei primi tempi, no? E perciò ci sono diversi momenti in cui il Vangelo parla di questo cuore di Maria che soffre, e le spade trapasseranno il tuo cuore, o quello che lei conservava, le parole del suo figlio Gesù le conservava nel suo cuore come se fosse il tabernacolo del Verbo, il tabernacolo della parola, possiamo dirlo. Però già, guardate, nel 1640 già troviamo esplicitamente, come non poteva essere di un'altra forma, a Napoli una prima chiesa dedicata al cuore di Maria. Questo giustamente sarà un po' approfondito con Giovanni Eudes un po' più avanti, con, ricordiamo quello che abbiamo detto del Sacro Cuore di Gesù, parallelamente il Sacro Cuore di Maria. Però vi voglio raccontare di una beata, Suor Lucia dos Santos, alla cui la Madonna si apparve il 13 giugno del 1917, no? In parallelo con Fatima, e lì le ha detto una cosa interessante, il fatto dei 5 sabati. Le dice: Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Lucia riferì che il 10 dicembre del 25, in un'altra apparizione, insieme con il bambino Gesù, la Vergine le aveva portato un nuovo messaggio. Ascolta questo. A tutti coloro che per 5 mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazione, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. No? La assistenza. Maria Santissima assicura la sua presenza, la sua assistenza. Ricordiamo che questo è una devozione. Non è che sia parola di Dio, non è che sia magisterio della Chiesa. È una devozione in cui Maria Santissima assicura la sua presenza. Non vuol dire che sarà assolto dai peccati, non vuol dire che andrà al cielo, nemmeno, e questo lo devo dire, importante, non vuol dire che tu te ne devi andare a confessare il venerdì senza avere che cosa dire, senza sapere se no è perché devo compiere la devozione. No, no, no. Stiamo in un tempo in cui la frequenza nei sacramenti era molto difficile. Ecco perché la devozione sta invitando ad altre cose, a una frequenza sacramentale. Questa è la cosa più importante. Poi, nemmeno stare con, ah, vediamo, sono 14 minuti, ho fallito, ho fatto 16, oh, già me ne devo andare. No, se no che per la Chiesa antica, questo è molto importante, farsi questa quindicina, diciamo, di minuti era una forma di dire: beh, le dono al Signore un tempo della mia parola. Questo è il senso profondo. E questo è il senso più profondo della parola. Perciò la festività fu alla fine istituita nel 1805. Fu poi estesa a tutta la Chiesa nel 1944 da Papa Pio XII, che prima nel 42 aveva fatto una consacrazione
dentro dell'ottava dell'Assunzione di Maria. In un primo tempo fu fissata la festa per il 22 agosto e dopo, con la riforma del Concilio, è passata subito dopo la festività del Sacro Cuore di Gesù. Ecco perché tutto questo per noi è molto importante. Ripeto, è una devozione di cui tu puoi utilizzarla, usufruire di tutto questo per crescere nella fede. Ascoltiamo il Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti del 41 al 51. La storia le troverai nella descrizione di questo video. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava con loro sottomesso. Sua madre lo custodiva e custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Magnifica, magnifica questa parola, perché quando il Signore sta, è bambino, è un adolescente, sta cominciando questo percorso della sua vita, anche possiamo dire la sua vita umana, no? Il Signore si fa accarezzare, direi, si fa trovare di una forma particolare. Cioè, lui disse il Vangelo che va conoscendo, va crescendo nella consapevolezza della sua missione. Che bello è questo! Cioè, è la vocazione di cui questo bambino, questo Gesù, va crescendo nel seno familiare. Così la vocazione di ognuno di noi, dei tuoi figli, la tua, crescere al cospetto di una famiglia cristiana, una famiglia che le trasmette i valori. Che cosa succede? Questa festa e questo conservare nel cuore, dicevo poco fa, è un tabernacolo della parola. Eh sì, la parola si è fatta carne e ha preso questa carne dal seno virginale di Maria. Vuol dire che anche Maria, possiamo dirlo, Maria è parte del cuore di Gesù. Maria è parte. Però ripeto, non me ne voglio andare dalla parte di tanto sentimentale, se no concreta. Concreta. Il cuore come fonte dei sentimenti, ma come fonte per la Sacra Scrittura delle decisioni. Cioè, vuol dire che Maria conservava tutte queste cose, conservava tutto questo, conservava. Però non è che si conserva lì per fare un relicario, non è che si mette dentro come per tenerlo nascosto, come se fosse, sì, fosse un tesoro e lì rimane. No, se no che lo tiene perché questo argomenterà, le darà le prove della fede che lui, che lei affronterà nella storia. Cioè, disse la parola che i genitori, pur avendo ricevuto tutto questo, non sapevano di cosa stava parlando, non sapevano loro che cosa stava succedendo. Che bello, eh? Ma conservare tutto questo, sapere che le cose
succedono, le cose, gli eventi succedono, anche se tu nel momento non puoi capire il perché, la motivazione, conserva tutte queste cose, le buone, tutte quelle che ti fanno soffrire, conservali, perché illuminate dallo Spirito germoglieranno, ti daranno il senso alla vita, ti spiegheranno il perché della sofferenza, perché ti è successo questo e perché non ti è successo quello. Questo ha fatto Maria, come noi, sotto l'albero, secondo la tradizione ebraica, sotto particolarmente del fico, era il punto della salvezza, della scienza. Ecco, imparare di che questo cuore di Maria ci sta invitando la mansuetudine, l'umiltà, solo in una persona che tiene queste virtù la parola può provocare crescita, può dare frutti. Che bello è imitare queste virtù di Maria, essere semplice, umile, non chiedere conto a Dio, se non sperare in Lui, sperare che la sua volontà possa compiersi in te. Questo è. A che serve una devozione quando non si cambia la vita? Quando si dice sì, io sono cristiano, ma alla fine non cambia niente. No, è il desiderio profondo di che questa parola possa dare frutti, frutti in abbondanza. Poter dire come Maria, il sì. Sì, ma senza sapere niente, un sì, sì. Ripeti con me, oggi, Signore, ti dono il mio sì come il sì Maria. Uno, il mio sì con il sì di Maria, a quello che tu oggi mi permetterai di vivere, a quello che tu oggi mi metterai davanti. Questa è la storia. Ogni giorno ti alzi e dici, Signore, io per le mie forze butterei tutto, a volte anche la famiglia, anche il matrimonio, ma mi unisco a questo, mi uno a questo sì, il sì di Maria, per poter vivere nella grazia, nella felicità. E diciamo, evviva Maria! Buon sabato della Madonna!